Adesso la parola alla dottoressa Graziella Mazza, vicepresidente Associazione Prometheus e servitore insegnante CATE Carnopoli. Ci parlerà esperienze sul territorio dell'Aventino, il club degli alcolisti in trattamento e luoghi di prevenzione. Grazie. Io mi metto qui perché tanto c'è il mio braccio, che è la dottoressa Angelina Bettinato. Io e Angelina lavoriamo in sinergia insieme ad altre persone e questa sera ne è una dimostrazione, cioè la dimostrazione che quando veramente ci si mette insieme si può fare un buon lavoro sinergico. Naturalmente si lavora, è un'associazione di promozione sociale che è attiva da 5 anni sul territorio, abbiamo sede legale a Carnopoli, in realtà ci muoviamo nel territorio anche ultimamente fuori regione. Questa cosa ci piace molto perché noi abbiamo come obiettivo quello di fare, di portare il benessere. E quindi noi a tante sfaccettature in modi diversi, noi portiamo avanti costantemente ogni giorno questa missione. Appunto nel 2008 conosciamo il dottore Montesano, Franco Montesano, e la sua importante sinergica equip, e da lì comincia un lavoro. Ci tengo a dire, innanzitutto comincia un lavoro di veramente che è umanamente importante, perché la professione siamo in grado tutti di costruircela. Spesso con Angelina diciamo è facile laurearsi, noi siamo d'accordo su questa cosa, un po' di costanza e tutti ci laureiamo, tutti riusciamo ad ottenere l'obiettivo. Ma quello a lungo termine è portare le nostre professionalità insieme per poter lavorare in modo costante, coerente e a diverso modo con i diversi professionisti. Quindi il dottore intanto ci parla di luoghi di prevenzione e ci fa, il dottore Montesano, ci fa questa proposta: se noi vogliamo portare da Reggio Emilia, dove i luoghi di prevenzione nasce, e poi in Calabria, a Soverato, dove ha il suo nucleo forte, il suo fulcro, e dove è riuscito a fare in pochi anni molti migliaia, vero dottore Battaglia? 3.000 ragazzi, oltre 3.000 ragazzi, quindi prevenzione su oltre 3.000 ragazzi, prima, seconda e terza media, sulla conoscenza e l'informazione dell'uso consapevole dell'alcol, delle conseguenze che ne ha, e anche del tabagismo e della sana alimentazione e dell'attività fisica, fino al Reventino. Quindi la proposta è: grazie Angelina, volete provare a fare questa cosa? Ovviamente io e Angelina in genere diciamo subito sì, perché proprio abbiamo un difetto di forma, quello di dire sì. Intanto noi avevamo costruito un'altra rete importante, che è quella con il GAL del Reventino e con il dottor Esposito. Quindi andiamo al dottor Esposito e chiediamo al dottore, facciamo questa proposta. Noi la facciamo in 2 minuti perché conosciamo l'efficacia e l'efficienza del dottor Esposito, e lui in un minuto ci dice sì. Questo è importante. Cioè è importante che nel percorso di benessere si trovino gradini che si possono salire facilmente, e questa cosa lo si può fare ovviamente insieme. Così ha luogo qui, questo è ufficialmente sul Reventino, luoghi di prevenzione, questo è il posto dove si è svolto dal 25 novembre al 12 dicembre, sono pochissimi giorni, ma in pochissimi giorni la foto che è in copertina è molto, molto è indicativa di quello che si è fatto proprio in questa stanza: grilli, occhialetti dispercettivi e attività interattiva. Che è veramente stata più pregnante, riesce ad avere più presa su tutti.
perché anche gli adulti, quando hanno la pratica al posto della grammatica, qualcuno ci diceva riesce ad apprendere di più. Quindi la stessa cosa vale per i ragazzi, che sono una ricchezza infinita per tutte le risorse e le possibilità che hanno, così come siamo una ricchezza infinita noi adulti, ed è questo il bene che noi ce lo ricordiamo costantemente, perché le nostre risorse finiscono nel momento in cui non abbiamo più aria da respirare, per il resto siamo pronti per agire nel mondo. E così questa è l'azione sinergiche, perché poi in realtà io e Angelina siamo stati protagonisti attivi, nel senso abbiamo avuto l'onore di lavorare con i ragazzi. In realtà c'era tutto il marchingegno che si era mosso. Abbiamo, con la stessa velocità con cui abbiamo ottenuto il sì del dottor Esposito, abbiamo ottenuto il sì delle tre dirigenti scolastiche di Soveria Martirano Confrente in Monte Santa Lucia, Soveria Manelli di Carlopoli e Sera Stretta di Colatina. Sì. E così siamo partiti in tempi veramente anche veloci, nel senso anche le mail, le lettere, siamo stati veramente veramente veloci. E così abbiamo coinvolto 8 paesi. Se puoi andare un attimo indietro, Angeli, così facciamo vedere che sono proprio belli. Allora, Soveria Mannelli, Conflenti, Carlopoli, Martirano Lombardo, Monte Santa Lucia, Sella Stretta, Decollatura, Migliuso e Martirano Antico sono venute tutte qui, con i pulmini, con cioè, le difficoltà che si erano, che ci sembravano ostacoli, che nulla di quello che poteva essere un problema si è verificato. Dicevo che non io, nonostante da novembre a dicembre non facesse tanto caldo qui dentro, però ce l'abbiamo fatta, perché questo è stato un luogo che ha permesso a più scuole poi di incontrarsi contemporaneamente nello stesso evento, quindi socializzazione, tanta bella roba. Quali sono stati i numeri importanti? 264 ragazzi sono venuti qui, 164 uomini, 100 donne, e poi sono venuti qui gli insegnanti. Abbiamo la professoressa Celiani che ha fatto alimentazione con noi. Gli insegnanti e anche hanno avuto l'attestato, perché questi ragazzi hanno avuto l'attestato anche gli insegnanti e anche le persone che hanno accompagnato con i pulmini i ragazzi. Vi abbiamo pregati di rimanere qui con noi, perché anche questa è un'azione di prevenzione molto importante. Ecco qui, queste sono le foto, alcune foto che abbiamo fatto con questi ragazzi, con gli attestati, con i sorrisi, che è sempre una cosa importante anche quando si parla di prevenzione, anche quando si parla di questi argomenti importanti, è sempre bene affrontarli con questo tipo di gioia. Perché questa foto, grazie a Giulia di aver messa, è molto bella, perché è significativa di quelle giornate. Noi facevamo, qui abbiamo fatto dalle 9 a mezzogiorno circa, sono stati anche molto puntuali, altrettanto noi nel terminare dei tempi giusti, e questo è il risultato, cioè ognuno si è sentito protagonista attivo delle tre ore. Sono state fatte pretesti conoscitivi, poi sono state fatte delle lezioni frontali grazie a delle slide che non abbiamo preparato noi, ma hanno preparato luoghi di prevenzione, quindi Emilia Romagna e qualcosa in aggiunta, vero dottore Battaglia, avete messo voi, quindi noi le abbiamo presentate, abbiamo fatto questa azione molto molto bella, molto dinamica, molto dentro. I ragazzi stanno, dicevo prima Riccardo, che ci sta facendo le prese, ciao Riccardo, che è una, è molto molto importante quello che siamo riusciti a costruire insieme. Sono dei ragazzi che ne sanno molto, cioè noi abbiamo fatto, ci siamo trovati molto spesso a fare complimenti per quanto non riescono ad essere acuti, preparati, ma anche preparati a scuola, cioè nozioni scientifiche, ok, gestione dell'aula, perché noi poi
una delle parole chiave per noi è educazione alla libertà, per cui diciamo che è stato tutto strutturato, ma destrutturato nel momento stesso, cioè abbiamo lasciato molta libertà a questi ragazzi. Anche la gestione della loro libertà è stata discreta, poche volte abbiamo dovuto riprendere il filo della situazione. E mentre eravamo qui, perché tutto al posto vostro, c'erano i ragazzi che ascoltavano e parlavano, quindi noi ascoltavamo loro mentre loro ascoltavano noi, che è una cosa molto importante. L'ascolto è molto importante. Quando noi costantemente nella genia andiamo a fare formazione, cioè noi che ci formiamo, una delle cose che ci insegnano è ascolta, ma non per rispondere, proprio per comprendere che cosa l'altro ci sta dicendo. Non è un'azione facile questa, ma è quello che abbiamo anche cercato di portare insieme alle nozioni di informazioni, informazioni, questa è la base, abbiamo portato delle parole chiavi. Una di queste parole chiavi è responsabilità. Responsabilità che spesso ci fa paura, in realtà è l'azione semplice di rispondere. Rispondere come? A delle scelte. Sì o no? Noi abbiamo detto, ragazzi, il cervello non conosce il ni. Si schiera, il cervello è semplice, quindi si schiera, o va sul sì o va sul no. Quindi sì, agisci con il criterio, sii responsabile della tua vita, cioè gioisci delle tue responsabilità, delle tue risposte, sappi essere coerente. E poi... Infatti, noi, cioè, ma anche da, no, spesso ci cediamo del ni, ci fa molto comodo il ni. In realtà quello che vogliamo fare è questo, cioè sii proattivo, perché spesso siamo passivi, allora stiamo o nel ni o è stato lui o è nel chilometro che non funziona. In realtà la storia è io che prendo la responsabilità di quello che mi accade nella vita nel bene e gestisco anche eventuali errori, perché noi facciamo costantemente errori, per cui quella noi evangeliani chiamiamo, noi diciamo che ogni giorno gestiamo i previsti e imprevisti, è così, la vita è fatta così. Quindi agite e fate tutto e seguite la vostra creatività. Seguite il vostro estro, seguite la vostra fiamma, quella fiammella che vi accende e che vi fa andare avanti, perché quella è la strada giusta, pensando e sempre inquadrando verso il benessere, cioè il benessere sia fisico che psicologico, che mentale. E poi un'altra cosa che si diceva, il dottore Battaglia diceva, questa storia dell'omologazione. Prima di diventare, prima di avere il coraggio nella vita di esporsi dal punto di vista della propria temperamento di base, della propria personalità, del proprio essere, noi tutti abbiamo attraversato, e altri lo faranno da qui a poco tempo, sperimentato proprio il bisogno di stare in gruppo. Perché io, stando in gruppo, in qualche modo, piano piano, prima mi omologo e poi ci si augura di differenziarsi. Ecco, anche nel momento in cui i ragazzi stanno in gruppo, è bene che lo si ricordi, che è meravigliosa la diversità, e come diciamo, tu sei, quando andiamo a fare lo yoga della risata nei nostri territori, tu sei importante, tu sei speciale, tu sei unico. Ed è la tua unicità che ti guida. E se vuoi essere trasgressivo, noi questa cosa l'abbiamo detta spesso, se tu vuoi essere trasgressivo, la trasgressione dove sta? Nell'omologarti a chi fa uso di sostanza, chi beve, o se vuoi essere trasgressivo nel fare esattamente il contrario? Ed è qui che tu fai scattare, se ci arrivano da soli e non glielo dici, fai scattare l'idea che la trasgressione può nascere anche esattamente nel non bere, per esempio, o nel fare altro tipo di scelte. E quindi
noi abbiamo voluto, e chiudiamo, mettere questa slide perché effettivamente l'omologazione può essere questa. Noi vediamo un bellissimo paesaggio elevato e diciamo che è bello, però non ne distinguiamo le caratteristiche. In realtà ci piace pensare, perché così è dal punto di vista scientifico, che ogni pezzettino di quella neve nasconda questo. Quindi è così che li abbiamo lasciati. Perché anche nell'altro c'è stata poi una fantasia guidata, questa cosa meravigliosa che c'era alla fine delle tre ore, cioè li mettevamo per vedere se erano capaci insieme poi di rilassarsi in un contesto che non era comodissimo, e loro riuscivano a lasciarsi trasportare anche dal relax che noi infondavamo in loro attraverso delle parole e l'abbassamento della voce. E in questi messaggi dicevo, abbiamo detto, sei una risorsa innanzitutto per te stesso, per chi ti sta a fianco e per l'universo che ti accoglie. Quindi li lasciavamo con questo messaggio, che per noi è un messaggio di speranza anche per noi stesse, ringraziare innanzitutto se stesso in maniera di essere attivo. Sì, noi sul territorio, quindi questo è stato il luogo di prevenzione. Bruno mi ricordava di riportarmi appunto che cosa facciamo con il CAT. Carnopoli, perché la Prometheus è a Carnopoli, noi abbiamo dato questa disponibilità gratuita della sede, e sede CAT. CAT, Club degli Alcolisti in Trattamento. Questo vuol dire che nel nostro territorio, ed è bene che tutti lo... ne veniamo a conoscenza, nei nostri territori ci sono dei gruppi di aiuto, quindi c'è un servizio insegnante, che in questo caso sono io, ma può essere chiunque venga formato con 3 giorni, che sostiene il percorso di benessere sia degli alcolisti in trattamento che delle famiglie degli alcolisti in trattamento, che è una cosa molto bella. E si può venire non solo per continuare il percorso, ma noi siamo proprio dei punti di riferimento qualora qualcuno abbia bisogno, faccia richiesta proprio e voglia cambiare e modificare il proprio stile di vita senza alcol, insomma, e quindi CAT. Ho dimenticato qualcos'altro? No, va bene. E io vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio.